Calabria, abbiamo predisposto, abbiamo chiesto a degli studenti che hanno ricevuto il libro di fare delle domande a Roberto Saviano, sono 3 studenti. Chiederei a Maria Carmen Calvi di venire qui e porre la prima domanda. Buonasera, io avrei voluto chiedere molte cose che scaturiscono dalla lettura del suo libro, però riconosco che oggi il tempo è particolarmente tiranno e per questo preferisco leggere la mia riflessione in modo da essere più sintetica e precisa possibile. Mi ha colpito molto la sua rappresentazione dell'Ndrangheta come un albero mitologico, dall'odore di muschio e terra, ormai ramificato in tutto il mondo. Questa immagine simbolica mi ha fatto pensare alla realtà in cui vivo, la Locride, e più precisamente Gioiosa Ionica. Ho pensato a quei giovani che esaltano la 'Ndrangheta mediante parole e gestualità, facendone una sorta di mito attuale. E nella mia realtà che molti giovani imparano a memoria le battute di Totò Riina nel Capo dei Capi. È qui che tra le bancarelle delle feste paesane risuonano i canti dell'onore. È qui che le suonerie dei cellulari riproducono la colonna sonora del Padrino, ed è qui che molti si recano a Folti per respirare quell'aria montana di onnipotenza evocata quasi come un film da giornali e inchieste. È proprio nella mia realtà che molti giovani spacciano per entrare nelle grazie del loro paesano ed essere finalmente qualcuno. Vivo in un paese bello e ricco di risorse, ma in cui si è detto che se tutta la droga presente in esso venisse gettata nei fiumi, l'acqua si colorerebbe di bianco fino alla foce del mare. Eppure, nonostante l'evidenza, le prove, gli arresti, molti continuano ad essere affascinati dalla 'Ndrangheta, mitizzandola e osannandola. Cosa possiamo fare noi giovani che la pensiamo diversamente? E soprattutto, pensa che il suo libro possa aiutarci nella decostruzione di questo mito? Grazie. Chiedo allo studente Gaetano Sant'Andrea di venire qui per porre la sua domanda. Viviamo in una realtà dove anche il nudo più... No, forse non c'è, non c'è il microfono. Questo. Funziona questo di più? Sì. Sì. Ora, mi accendo. Ma è importante in questo momento. Viviamo in una realtà, purtroppo, dove anche il nudo più puro non ha ascoltato, risultato. È anche per questo che la presenza di Roberto Saviano dà forza alla mia domanda e chiarisce la mia voce, che come potete vedere è increspata da un'evidente emozione. Un'emozione che non posso vincere. E per questo anche, come ha fatto la mia compagna, la ragazza che è venuta presentemente, mi ripulgo anch'io nel mio bel foglietto, come potete vedere, anche lui è molto emozionato. Lettura attenta di queste 400 pagine che hanno questo grande potere, non ti racconta una storia, ma ti penetrano dentro la vita di ragazzi che hanno smesso di sperare, la vita di persone per cui l'esistenza non è più una promessa da sfogliare e da accarezzare giorno per giorno, ma diventa
sempre più una minaccia dalla quale scappare, rifugiandosi presto nelle maglie di quelle della droga, di quegli infernali campo da gioco che Saviano ha avuto la forza e il coraggio di percorrere. Ecco, in questo contesto dove la vita non è più una promessa, non una minaccia, voglio chiedere a Roberto, mi permetto di chiamarlo così, perché nella sofferenza si finisce questo, se la sofferenza ti appartiene come ci appartiene tutti noi, non pensate che quello che ci ha raccontato sia una favola, ci appartiene, si diventa tutti più amici, quindi bene darsi del tutto. In che modo la tua proposta di vita? Per vincere la sopraffazione, la violenza, i soprusi della vita, dell'esistenza, i soprusi invisibili dell'esistenza, bisogna cominciare a darle del tu, come ha fatto Saviano. Vado alla domanda senza dar modo all'emozione di andarsene per conto suo. Volevo chiedere in che modo la sua proposta di liberalizzare le droghe che ha fatto molto parlare recentemente pensa possa far crollare questo ignobile mercato di umano. Adesso l'ultima domanda dello studente Francesco Rolli. Dunque, io cito da Roberto Saviano 000. Uno de chirica cridano, de puti campà, cura giustizia, con le leggi uguali per tutti, una buona fatica, la dignità, le strade pulite, le femmine uguali agli uomini, è solo un mondo di finocchi che credono di poter prendere in giro se stessi e anche chi gli gira attorno. Le cazzate sul mondo migliore lasciamole agli idioti. Chi comanda lo fa e basta, oppure può dire che invece comanda per il bene, per la giustizia, per la libertà, ma queste sono cose da femmine, lasciamole ai ricchi, agli idioti, più oltre. Rispettare chi vi serve e disprezzare chi non vi serve. Oppure le leggi sono per i codardi, le regole sono per gli uomini. Da questi pochi passi si evince chiaramente una dicotomia, una profonda separazione, una profonda distinzione tra ciò che è uomo, ciò che non è uomo, tra chi è codardo, chi è idiota, stupido, tra chi serve e chi non serve. Tutto questo conduce a una profonda svantazione, a una pseudo-speciazione di alcune forme di vita. Tutto questo è inaccettabile. Nella fattispecie i giusti, i buoni, cioè una morale rovesciata, assolutamente. La domanda è proprio questa, oltre alla militarizzazione, quindi le armi che vengono date anche ai bambini e giovani, agli adolescenti, cosa si può fare per ignorare l'omertà, la connivenza, combattere l'elemento mafioso? Adesso finalmente la parola solo e soltanto a Roberto Saviano. Allora, cerco anche io di trovare il coraggio. Perché quando ho ricevuto questo invito dentro di me si sono mosse diverse emozioni. E da un lato io non sono tanto abituato a parlare in pubblico, mi spiego meglio, la televisione è rassicurante perché tu sei in uno studio piccolo con poche persone, anche se sembra molto grande, arrivi a milioni e milioni di persone, ma
ne guardi. Okay. E, quindi da un lato avevo anche una disabitudine a incontrare tante persone, a incontrare tanti miei coetanei, e, anche questo mi metteva una sorta di ansia. A farlo per la prima volta in un'università del sud, io sono stato invitato in moltissime università del nord negli anni passati, ho insegnato all'estero, ma non mi era mai capitato a sud, neanche nel posto dove mi ero laureato, a Napoli, e di tornare e di poter parlare, raccontare, soprattutto condividere. E allora capita che mi viene proposta la possibilità di venire in Calabria, cosa che volevo fare da molto tempo, perché in Calabria ci ero venuto ad ascoltare storie, ero stato in Aspromonte, ero stato accolto da i carabinieri di questo territorio, che avevano raccontato un paese in modo complesso, non facile, ma avevano tirato una riga e messo da una parte i buoni e i cattivi. E tutto questo ho cercato anche di metterlo nelle storie che ho scelto di raccontare nel libro. Ma la cosa interessante è che mi arriva l'invito al professore Muccio Ordine, che io avevo, lui non se lo ricordava più, gli avevo scritto quando avevo 20-21 anni. Gli avevo scritto perché, appassionato di Giordano Bruno, sin nel midollo, lo sentivo una sorta di filosofo fratello, di combattente al mio fianco, come succede spesso agli appassionati di filosofia nel sud Italia, in Campania, lui che si firmava il Nolano, la sua filosofia che definiva Nolana filosofia, di trovare un alleato. Allora un giorno gli avevo scritto un biglietto, gli dicevo che non mi avevano fatto laureare su Giordano Bruno nella mia facoltà, perché non c'era una tradizione di studi bruniani, e quindi gli chiedevo consiglio, e lui mi dice di non desistere, di provare ad accedere a un borsa, ma mi segnala un percorso da fare. E quindi quando mi è arrivato anni dopo, nella mia seconda vita, questo invito, immediatamente è come se fossi tornato ad accedere a quella comunità di studiosi di Bruno, quindi che è qualcosa in più che semplicemente accademici, ma ricercatori di strade, in qualche modo, topografi dell'anima. E quindi mi ha fatto piacere poter subito dire sì. E mi ha fatto piacere, mi fa in questo momento piacere e emozione poter condividere con persone della mia età, studenti, persone che dedicano il proprio tempo ad approfondire, a migliorarsi, a conoscere, a capire. E quindi grazie davvero, perché per me è un regalo quello che sta avvenendo in queste ore. Arrivo subito a rispondere alle domande che mi sono state poste, domande che aprono degli scenari immensi. Maria Carmen ha descritto come le organizzazioni creino il mito di se stesse, e come i ragazzi cerchino in qualche modo di imitare le gesta, riprodurre suoni, espressioni, sguardi. E si vede che una domanda che mi è stata fatta da una ragazza calabrese, perché è una domanda precisa, di chi conosce queste dinamiche, di chi ci vive attraverso, di chi magari cerca di chiudere gli occhi e non vedere, ma non è un gesto codardo. Spesso chiudere gli occhi significa sopravvivere o guardare in alto. Io stesso, che sono cresciuto in un territorio dove il 40% della popolazione dell'agro-bressano è stata coinvolta in reati riguardanti l'associazione mafiosa, spesso chiudevo gli occhi, guardavo altrove per cercare risorse, non semplicemente per omertà. Dicevo che è una domanda precisa, perché altrove o un osservatore esterno potrebbe dire: tutto questo loro atteggiarsi è spontaneo. Un osservatore potrebbe arrivare qui e dire: si atteggiano, hanno un modo di fare mafioso, hanno sguardi mafiosi, hanno una terminologia mafiosa. Invece lei dice qualcosa di diverso: imitano, si atteggiano, cercano di riprodurre, perché è proprio così, ed è la cosa più difficile da mostrare. Cioè, le dichiarazioni, le posture, gli sguardi sono costruite. Pensate che nelle intercettazioni, che sono incredibili, sono un vero e proprio dialogato per chi fa il mio mestiere, no? Sono studiate, cioè loro stessi
pensano, cioè per esempio un'intercettazione di un'inchiesta che si chiama Crimine, che riguarda la Lombardia, e c'era questo personaggio che cerca di raccontare a un altro il perché un affiliato non era stato invitato a un matrimonio. Questo affiliato, preoccupatissimo di questo non invito, sente che è una sorta di condanna a morte. Questo personaggio, che si chiama Novella, stava tentando di fare quella che è una delle più grandi rivoluzioni della storia criminale occidentale, e cioè costruire un'organizzazione criminale in Lombardia autonoma, cioè lontana dalla Calabria, lontana dalla Campania, lontana dalla Puglia, ma strutturata soprattutto a maggioranza andranghetista, ma non solo, strutturata a chiamarla proprio la Lombardia e renderla autonoma, cosa praticamente impossibile, ma lui ci prova. E quindi nella telefonata usa questa espressione, una persona che sta descrivendo il suo modo d'agire, e dice: se il compare Zappito ha seminato spine, non può andare scalzo. Che ha detto? E che viene pronunciato, lui l'ha pensato, lo pronuncia in maniera scenica, si ferma, quindi è scena. Se magari lo ascoltasse un tedesco, potrebbe pensare che invece è tutto così, naturale, distinto, è esattamente il contrario, è scena. Proprio perché è scena, i film Padrino, Scarface, Soprano e mille altri iniziano a diventare dei modelli. Attenzione, io non credo che un film peggiori la vita, assolutamente. Anche un film è un buon film o un cattivo film. Quindi un film che ha esagerato su alcune cose, che ha storpiato altre, questo deve essere il giudizio, ma non che moralmente ha fatto sì che si innescasse il crimine. Detto ciò, questi film diventano modelli che vanno ad aiutare l'affiliato, l'organizzazione, a trovare degli strumenti, una grammatica di comunicazione più immediata. Pensate che il termine padrino non era affatto usato dalle mafie italiane. Il termine usato dalle mafie italiane era compare. Il compare di battesimo, il compare d'anello, il compare di crisi, non padrino. Il padrino è un termine utilizzato in America, che utilizza Mario Puzo, di origine campana, e che da allora poi viene preso dalle mafie. Quindi, uguale Scarface, che tra l'altro è la storia di un boss cubano ispirato a Scarface, insomma, negli anni 20, che era a sua volta ispirato alla vita di Al Capone. Al Capone, il primo Scarface, lo osservò, ne corresse gli errori, era presente sulle scene del film. Ebbene, è diventato comunque un modello, un modo di agire, un modo soprattutto di comunicare. Loro hanno, con loro intendo i poteri delle organizzazioni, pochissimo tempo di esposizione, cioè il momento dell'arresto, qualche momento in tribunale. Quindi nei momenti in cui si espongono devono trovare una grammatica che tutti capiscono, e la grammatica che tutti capiscono non è più l'unghia lunga del mignolo, che non è nel mio paese, ma immagino anche qui ancora qualcuno lo porti, che ricordate, farsi crescere l'unghia lunga del mignolo significava comunicare, di non fare lavori manuali, ma di fare lavoro di concetto. Ma oggi, o le nuove generazioni, almeno tre generazioni, non considerano più una cosa del genere, un messaggio del genere comprensibile. E allora il messaggio diventa, per esempio, vestirsi come Michael Corleone, trovare un modo quasi ieratico di parlare, trovare delle espressioni che i giornalisti utilizzeranno per descrivere quella persona. Quindi si costruiscono un mito. E Maria Carmen dice: nel mio paese imitano, nel mio territorio imitano, ripetono a memoria le frasi di Rino, si ascoltano i canti d'onore, si va a vedere la processione di polsi con spirito curioso, perché si sa che è una processione cara a moltissimi fedeli, ma anche ad alcuni dranghetisti. Ebbene, la mia risposta forse è drammatica, ma il mito c'è. L'unico modo che si ha per affrontarlo è smontarlo, non negarlo. Perché c'è il mito? Perché tutto ciò che ha a che fare con le domande finali della vita, quindi vita e morte, uccidere, sopravvivere, questo genera curiosità. I canti d'onore di 'Ndrangheta sono stati al terzo posto nella classifica di dischi più venduti in Germania, e non erano comprati da italiani, anzi, la comunità italiana in Germania, che per la parte maggiore è sanissima, e che è stato il vero baluardo contro l'infiltrazione delle organizzazioni per tutti gli anni 80 e 90,
erano la comunità sana italiana, la comunità sana albanese, la comunità sana russa, che hanno impedito negli anni 80 e 90 che le organizzazioni si riversassero in una Germania che non aveva, come oggi, una giurisprudenza antimafia. Bene. Ebbene, quindi quella comunità ha rifiutato questo tipo di musica, per esempio. Mentre invece l'altra parte, che l'ha sentita con curiosità, pensate, io una volta ero ad Amburgo, presento, mi si avvicina una ragazza, stringermi la mano, e mi dice: hai proprio una faccia mafiosa. Come un complimento, come dire, sei figo. No? E quando io ho detto, ma mi dispiace, allora lei ci è rimasta, come dire, dove ho sbagliato, ma lei non voleva insultare. Mi è capitato in America, no, di ascoltare alcuni attori che quando mi presentavo come italiano, Gomorra, I love you mafia, no? Dicevano, perché il problema non è percepito, lo vedono come una sorta di subcultura fascinosa perché si uccide, fascinosa perché ti giochi il tutto per tutto, perché ti impomati i capelli, perché è una sorta di eleganza. L'eros che genera per esempio il mondo mafioso, chi viene da queste terre sa che è una balla senza fine, non c'è nulla di meno affascinante, meno erotico della vita di un affiliato. Ma nel mondo per esempio del nord Europa, non per cattiveria, ma anche il mondo anglosassone, viene visto con uno sguardo di interesse. Ma davvero, cioè la maggior parte delle domande che mi fanno per esempio i giornalisti scandinavi o anche più smaliziati anglosassoni verte sempre su questo: ma come sono questi uomini che decidono di morire? Come sono questi uomini che ammazzano? Con quella curiosità morbosa di chi dice: i nostri uomini ormai non giocano più, non mettono in gioco più la loro vita, non stanno lì a voler ottenere a tutti i costi un obiettivo. Ecco, allora lì capisco che l'organizzazione è riuscita a costruire il suo mito e che questo mito va decostruito raccontando. E qui cerco di dare la risposta finale a Maria Carmen, cioè raccontando che cosa è l'inferno del vivere questa vita. Innanzitutto è una vita assolutamente limitata, non ti godi nulla, non entri nei ristoranti in cui investi, non vedrai gli alberghi di tua proprietà, non cresci i figli, non ti fidi di nessuno. La parte finale che è stata letta nel libro da Francesco, iniziale volevo dire, è proprio il racconto di come vive un boss. Pasquale Gondello, detto il Supremo, è uno di quelli che addestrava così la sua famiglia. Chi ti tradisce? Chi ti è più vicino? Chi ti vuole più male? Tua moglie, i tuoi figli. Quindi sono quelli che sanno più cose di te e quindi ti faranno più male. Gli altri sono più lontani, tu già hai preso misura. Tuo figlio dice che lo trascuri e non gli dai abbastanza soldi. Tua moglie ti molla, non le pagate abbastanza, non le hai fatto vivere bene. È tutto così. E guardate che ascoltando queste parole, e uno dentro di sé inizia a sentire degli echi. Quante volte ho ragionato così? Quante volte ho sentito ragionare così? Quante volte ho creduto che la vita fosse così? E loro lo sanno. Ecco perché l'immenso fastidio che se ci fosse un branchietista qui proverebbe non è che io sto qui a svelare chissà cosa, ma figuriamoci. L'immenso fastidio è che lui sente una falsità. Cioè dice: carissimo, ma così è il mondo, non noi. Tu sei un falso. Che per diventare famoso, per prendere un po' di soldi, sta cercando di dire che questo è il male. Questo non è il male. Questo è il mondo, il modo di stare. Il modo di stare. E se tu poi te la vuoi prendere con chi ammazziamo, beh, ma noi ammazziamo soprattutto chi è della nostra struttura. L'innocente che ammazziamo è quasi mai innocente. Questo è un argomento che spesso mi viene posto dalle organizzazioni, ai processi, quello che mi viene detto. Invece bugiardo, falso. Tu stai raccontando quello che è il mondo di vivere e lo stai circoscrivendo a quella cosa che tu chiami indrangheta, che noi chiamiamo invece struttura, società, modo di fare business, di tenere organizzato un territorio. E quando tu senti questo, capisci che tutto questo, tutte queste storie ti riguardano, sono tue, e guai a pensare che sia un mondo a parte, perché è esattamente quello che loro vogliono, l'espressione di cosa nostra, che definisce se stessa, cosa nostra, nasce proprio da questo continuo e ripetuto modo di descrivere. Ma questa è cosa nostra. Queste cose guardano noi, non voi. Questa è cosa nostra. Ecco perché
sei arrivato poi a questo termine